17 chilometri, più o meno da Reggio Calabria a Milano. Questa è la lunga strada che 82.181 carichi di rifiuti potrebbero coprire. Un'interminabile autocolonna immaginata, sommando i quantitativi di rifiuti, 2 milioni di tonnellate, sequestrati soltanto in 12 delle 29 inchieste per traffico illecito di rifiuti messe a segno dalle forze dell'ordine nel corso del 2010. Un'autocolonna, abbastanza impressionante, che è ancora però sottostimata, perché lo ricordava anche il presidente Marsano, i quantitativi sequestrati sono disponibili per meno della metà delle inchieste e soprattutto perché quando si sequestra normalmente viene individuata una parte delle merci trafficate illegalmente o delle sostanze illecite che vengono messe in commercio. Questo avviene in tutte le attività di indagine per i traffici di stupefacenti e contatto ed è credibile che avvenga anche per i traffici illegali di rifiuti. 540 campi di calcio. Ecco, con questa cifra che è stata elaborata quest'anno nel contributo che avviene tutti gli anni dal Cresme, che ringraziamo, sull'abusivismo edilizio, quantifichiamo nel 2000 in questo rapporto che quello che è accaduto nel territorio per la pressione dell'edilizia abusiva. Gli abusi di rilevante entità sono stati stimati 26.500, in leggerissima pressione rispetto al 2009. Di questi 26.500, il focus di quest'anno riguarda 18.000 abitazioni costruite ex novo, che equivalgono appunto ad una cementificazione di 540 ettari, cioè 540 campi di calcio uno accanto all'altro, fatti tutti di case illegali. Sono 290 i campi impegnati nel business delle comarche, censiti nel rapporto, 20 in più rispetto al 2009, 19,3 miliardi di euro di giro d'affari, 30.824 illeciti, l'incremento è del 7,8% rispetto al 2009. Stiamo parlando di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora. I porti italiani, per aprire un po' le finestre, tra virgolette, guardare un orizzonte internazionale, è già stata citata l'azione dell'Agenzia delle Dogane, dell'Ufficio Antifrode in particolare, il dato e il contributo è direttamente loro, quindi non è una nostra elaborazione, il contributo che viene ogni anno dall'Agenzia delle Dogane. Nel 2010 i sequestri hanno raggiunto le 11.400 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, l'incremento nel 2009 è del 54%, siamo anche in grado di darvi qualche riferimento sui paesi di prevalente destinazione di questi rifiuti. Sono la Cina per il 60%, Corea del Sud del 12%, 10% India, 4% Malesia. Come vedete sono rifiuti che hanno una destinazione geografica abbastanza ben definita. Ogni anno dedichiamo i rapporti con mafia alla memoria di chi nella difesa dell'ambiente, nella denuncia per l'illegalità ha perso la vita. A quei nomi, Ilaria Appi e Lina Rovati, il capitano di Corbetta Natale di Grazia, e alle vittime dell'ecomafia, di cui non conosceremo mai l'identità, perché uccise dai veleni smaltiti illegalmente, non avremmo mai voluto aggiungere nessuno e mai avremmo immaginato di dover scrivere quello di Angelo Passardo.